Siamo ai giardini botanici di Ventimiglia, è veramente uno spettacolo, ragazze. Ci sono tantissime piante di ogni genere. Sì. Sembra di essere in un'oasi fuori dal mondo. È veramente, veramente bello qua. E poi c'è il mare che affaccia direttamente sul mare. Veramente fantastico questo posto. Una pace immensa. Io sono venuta stamattina con i miei cognati perché praticamente mio marito non poteva venire con il cane, i cani li fanno entrare ma devono metterli in un box, Yuki, non ci sarebbe sicuramente stato e quindi siamo venuti solo noi. Ma poi c'è il castello con la mostra in mezzo. Ciao, guarda che belle! Hai visto? Wow! Pesci, come fanno i pesciolini?
Oggi siamo andati a Menton, come avete potuto vedere dalle immagini, è stata una bella esperienza perché Menton è veramente una perla in questo posto, veramente, veramente carina. C'era il mercato, le vie piene di negozi, mercatini, è stato veramente carino. E niente, ora andiamo a farci una bella doccia, anche perché siamo stanchissimi, il sole oggi ne abbiamo preso a go-go in mezzo a quelle vie. E quindi non andremo al mare, ci rilassiamo un pochettino, guarderemo dei film così al computer, ma staremo tranquilli in roulotte, anche perché oggi fa veramente caldo. E poi stasera vediamo se abbiamo voglia di uscire o meno. Ok ragazzi, adesso vado a farmi questa mega doccia. Come mangiare oggi? Abbiamo mangiato tipo fast food, perché c'era chi faceva la paella, chi faceva il cinese, chi faceva panini, quindi non c'era problema per mangiare. Abbiamo preso un po' di cose, ce ne siamo andati in una panchina al fresco a mangiare, poi abbiamo fatto ancora un po' di giri, poi abbiamo detto chiamiamo la navetta che ci porti al campeggio. Ok ragazzi, vado a farmi la doccia che mi stanno aspettando e ci aggiorniamo nel corso di questa vacanza. Questa mattina abbiamo cambiato le lenzuola, è domenica mattina, quindi già una settimana che siamo qua, abbiamo cambiato lenzuola, quello è il letto dove dormono mia cognata e mio cognato e io ho fatto il mio. Che però metto sempre questo altro pezzo di lenzuolo sopra, perché Yuki ogni tanto salta e allora per non che sporca subito le lenzuola ci metto questo diciamo ulteriore lenzuolo vecchio che avevo, e invece sotto ho messo stamattina queste qua fiorate che metto comunque anche a casa. Adesso vi giro e vi dico due cosine. Anzi, prima apriamo qua, perché poi mi sono cambiata. Ecco, fatto. Ok, eccoci qua ragazze, buongiorno. Allora, ieri che siamo andati al mercato, volevo prendere delle lenzuola, perché sono un po' a corto di lenzuola. E invece, sì, ho trovato un banco che ne aveva un tipo, ma erano sempre le solite e non mi piacevano. Infatti ho detto, se le trovo come dico io che mi piacciono, le prendo, altrimenti poi guarderò su internet se trovo qualcosa di carino. E niente, oggi è domenica, pensiamo di andare un pochino al mare stamattina. Sto aspettando mia cognata che è andata a fare il bucato, io l'ho fatto l'altro giorno e adesso è andata lei, perché altrimenti poi non abbiamo insieme tutta la roba da poter stendere, lo spazio da stendere, quindi una volta vado io, una volta va lei, ci aggiustiamo così. E niente, a mezzogiorno non so come ci aggiusteremo e stasera vediamo, o prendiamo una pizza da asporto o magari se decidiamo anche di uscire e andare a mangiare fuori, perché vorrei andare a provare si chiama Taverna questo locale, rimane vicino al Conad e mi hanno detto che si mangia bene, perché ogni volta che arrivo nei campeggi, se becco qualcuno del posto che magari è qui, che viene qui da tanto tempo, eccetera, eccetera, chiedo sempre informazioni, dove si mangia bene, insomma, i posti dove andare a fare il bagno, anche perché qui abbiamo la spiaggetta di latte, che è carina, però una volta c'è il mare mosso, e tra il mare mosso, e siccome ci sono i sassi, devi entrare un pochino nell'acqua, e poi c'è la sabbia. E quindi a volte non ci siamo trovati bene, siamo andati più in giù a 20 miglia a trovare una spiaggia molto bella, che forse avete visto anche le foto adesso, molto ampia e un mare, un'acqua stupenda, proprio quel verde smeraldo bellissimo. E allora io mi informo e mi hanno detto che qui, appunto vicino al Conad, che abbiamo a due passi, c'è questo locale che si chiama Taverna e si mangia molto bene. Sono andata a vedere delle recensioni e tutto quanto e sembra veramente che è un buon posto. Poi siamo anche vicini, non dobbiamo neanche smuovere la macchina e quindi decideremo cosa fare. E, tra l'altro, questo Conad che c'è qua c'è di tutto, ma di tutto e di più, perché sembra persino che ci siano tutte cose sette. Sapete, i locali di cineseria che hanno di tutto e di più, uguale, e poi anche dei buoni prodotti da mangiare, comunque c'è carne, c'è pesce, c'è di tutto e di più. Poi troviamo anche il banco con il pane fresco, la focaccia che abbiamo preso un giorno per andare in spiaggia, abbiamo mangiato in spiaggia appunto quando siamo andati in quell'altra spiaggia giù a 20 miglia, ed era veramente buona sia la pizza che la focaccia.
E quindi per questo abbiamo una grandissima comodità, perché ogni cosa che ci manca, per esempio ieri sera abbiamo fatto le piadine tipo messicane, perché avevamo preso l'Eurospin, la salsa piccante, e io ho fatto andare la carne trita con le cipolle e poi dovevamo mettere questa salsa piccante. Ma poi alla fine, quando abbiamo fatto la spesa all'Eurospin, non avevamo preso le piadine. Dall'ultimo momento, ma cavolo, ma le piadine non ci sono. Erano le 20 minuti alle 8 e toccava, adesso non troviamo neanche il Conad aperto. E invece fortunatamente qui chiude alle 21, siamo andati bene, siamo corsi a prendere le piadine, anzi è andato mio marito, e poi abbiamo appunto fatto la cena così. Bene, non so quanto sarà lungo questo video, non so a che punto sono arrivata, perché ogni giorno cerco di registrare dei pezzettini, perché alcune di voi mi hanno detto non fare passare molto tempo, facci vedere come va la vacanza, e quindi appunto sicuramente in questi giorni manderò online il video dove vedrete appunto come vanno le nostre vacanze. E quindi niente, io adesso mi preparo, sono già pronta, aspetto mia cognata che arrivi, deve stendere, poi partiamo per la spiaggia. Ragazze, buongiorno. Allora, oggi è lunedì, ieri siamo andati a mangiare in un posto a 20 miglia che si chiama Amadora. Abbiamo mangiato veramente benissimo, con porzioni giganti, abbiamo preso la pizza e frutti di mare, buonissima, e poi abbiamo preso la frittura di pesce e un dolce, una cheesecake al pistacchio, favolosa. E quindi siamo rimasti soddisfatti. Poi abbiamo visto che lì fanno la paella che aveva un aspetto divino, e abbiamo deciso che qualche sera andremo sicuramente a gustare, perché non si può non andare a mangiare la paella, visto che non la fanno spesso in tanti posti. E allora mi hanno detto no, andiamo a gustarcela prima di andare via da questo posto, perché poi la prossima settimana, domenica, ci spostiamo e andiamo verso Cervo. Sapete, all'inizio non eravamo contentissimi di questo posto, più che altro per il mare, che è molto, cioè è un mare con le pietre, però quando scendi in acqua poi c'è la sabbia, e non era proprio, c'è una stradina un po' antipatica da fare, però questo è niente. Poi ci siamo abituati, l'acqua comunque è bella. Il posto è fresco perché c'è un clima fantastico, non abbiamo ancora patito il caldo, e quasi quasi ci dispiace anche spostarci, però ormai avevamo deciso che volevamo andare. Io ho trovato il posto a Cervo e ho fatto che prenotare lì ci andava anche la caparra, quindi niente, non vogliamo anche perdere poi la caparra. Ma rimaniamo qui lo stesso, però mi dispiace, comunque abbiamo dato 100 euro e ci dispiaceva poi lasciarli così. Niente, detto questo, oggi, appunto domani è il 15, faremo una grigliatina e sicuramente farò le riprese che faremo questa grigliata. E niente, comunque le vacanze stanno procedendo bene, spero che anche voi siete riusciti a farvi un po' di vacanza, a riposarvi un pochino. Quello che abbiamo fatto noi è veramente stato rilassarci e riposarci, dormiamo tanto, non prendiamo le cose a orario, dobbiamo far questo, dobbiamo far quello, proprio nella massima tranquillità. Quando ci svegliamo, facciamo colazione, poi andiamo un'oretta o due al mare, al pomeriggio lo stesso, dopo pranzo ci rilassiamo un attimino, poi andiamo al mare, cioè non facciamo le cose di corsa, perché già si fanno tutto l'anno, quindi no. Ok. Io penso di concludere qui questo video, se riesco a mandarvelo online già oggi stesso.
e ci vediamo sicuramente al proseguire di questa vacanza. Un bacione a tutti e grazie sempre per seguirmi. Ciao.